Ben ritrovati a questa pillola formativa e informativa di Le Fonti TV. Il tema che affronteremo è il rapporto tra il golf e il Covid, perché lo sappiamo, la pandemia di coronavirus ha cambiato profondamente il nostro modo di intendere e di praticare lo sport. Ci sono infatti delle discipline che diventano molto difficili da praticare in tempi di pandemia, come il calcio, il basket a livello amatoriale, che sono addirittura proibiti nelle zone rosse. Invece ci sono altri sport come il tennis, come il golf, che si adattano molto di più alle esigenze di questa era. Infatti il golf consente di mantenere il distanziamento sociale, di trascorrere parecchio tempo, molte ore all'aria aperta, riducendo quindi le possibilità di trasmissione del virus. Tutto questo è talmente vero che in Inghilterra, la patria del golf, c'è stato un vero e proprio boom di tesserati dopo la pandemia, 20.000 tesserati in più nei mesi post lockdown. E questi numeri sono stati registrati e confermati anche da ShotScope, un'azienda che produce GPS, sistemi di geolocalizzazione. Ha studiato l'attività di 50.000 giocatori di golf in giro per il mondo a luglio di quest'anno, comparandoli con lo stesso periodo del 2017-2018-2019. È emerso un aumento del 40% dei praticanti nel Regno Unito e un aumento altrettanto consistente del 35% negli Stati Uniti. Non abbiamo ancora dei numeri precisi in Italia. Ci siamo chiesti se questo boom dovuto appunto al Covid sia replicabile anche nel nostro paese o no, e l'abbiamo chiesto soprattutto al direttore del Golf Italia, Massimo De Luca. Vediamo che cosa ci ha risposto. Il golf va, deve cercarsi i suoi nuovi adepti, perché certamente è uno dei pochissimi sport che in questo periodo si può fare in totale sicurezza. Io ieri ho giocato con tutte le cautele, con l'autocertificazione, ma sei all'aria aperta, il tuo partner quando è vicino sta a 2-3 metri, va bene, non si confligge, non ci si tocca, non si suda poi d'inverno meno che mai, non si urla. E quindi non si crea il droplet, famose goccioline che portano il contagio, e si sta all'aria aperta e si cammina e si sopporta il lockdown decisamente meglio, perché quando hai trascorso mezza giornata all'aria aperta torni a casa anche volentieri e non avverti più di tanto la costrizione di stare fra quattro mura, e quindi anche la tua mente se ne giova. La federazione deve cogliere dalla crisi questa opportunità, far capire quello che tu hai sottolineato. Ecco, questi sono alcuni eventi che si organizzano per promuovere il golf nelle piazze, ma bisogna far capire che se c'è uno sport sicuro in questo momento, che non sarà un breve momento, purtroppo ce lo ripetono ogni giorno virologi di ogni genere, epidemiologi vari, durerà a lungo questa emergenza, e allora in questa emergenza lavorare perché più gente scopra il golf, magari attraverso quelle strutture molto più alla portata di tutti i portafogli, e uscendo dall'equivoco che per giocare a golf si debba essere ricchi, bisogna pagare chissà quali quote, chissà quali cifre a fondo perduto, che ormai non esistono quasi più se non nei circoli più esclusivi, ma non si è obbligati ad andare nei circoli più esclusivi. Ecco Massimo, vedremo dunque se il Covid contribuirà a rendere il golf ancora più popolare, ad annullare progressivamente gli stereotipi e i pregiudizi che ancora ci sono, che gravitano intorno a questo sport. La parola pregiudizio non l'ho citata a caso, perché compare anche sulla copertina dell'ultimo numero di Golf Italia, ottobre-novembre, i mesi di riferimento, dove c'è un'intervista interessante a Guido Barilla, Golf, impresa e pregiudizi. Ecco, oltre naturalmente poi al focus dedicato alla Gasta Masters. Golf, impresa è un binomio che sempre funziona, però lo ricordiamo, tutti noi spingiamo perché il golf diventi sempre di più anche uno sport popolare e non diffuso esclusivamente tra i grandi manager, i CEO delle imprese. Assolutamente sì, il discorso con Guido Barilla, che è molto appassionato di golf, è andato anche sul fare impresa in Italia, e sappiamo quanto sia difficile per vincoli burocratici, e sul fare impresa nello sport, che è ancora più difficile, e più difficile ancora fare impresa nel golf, per quei pregiudizi richiamati nel titolo,
che vogliono per sempre etichettarlo come una cosa da ricchi, e qualche volta si dice anche da ricchi scemi. Non sono ricco, se vogliono dirmi scemo, lo dicano pure, il golf è una cosa meravigliosa. E non si vuol capire, non si vuol capire che invece il golf è un traino fondamentale per il turismo, specie destagionalizzato, quando il turismo potrà riprendere i suoi flussi. Non si vuol capire che può essere il golf e lo sport in genere un oggetto significativo di impresa e non soltanto un passatempo. Su questo verte anche il colloquio con Guido Barilla, così come nel numero precedente, analogamente era scaturito dalla conversazione con Sir Roccoforte, uno dei più grandi imprenditori al mondo nel campo alberghiero, che per realizzare uno splendido resort in Sicilia, Verdura, che adesso dà lavoro a 400 persone di sciacca, ha dovuto impiegare 8 anni anziché i 3 che impiega in ogni altra parte del mondo, ha dovuto superare migliaia di ostacoli che gli hanno frapposto verdi, ambientalisti e burocrati vari. Massimo, io ti ringrazio moltissimo per il tuo intervento, per la tua disponibilità e ti saluto con una splendida notizia, perché tra 5 mesi, ad aprile, ci sarà ancora la Gasta Masters per la gioia di tutti noi golfisti e noi naturalmente lo commenteremo insieme. E io ci andrò. Per Ah, ed è questa allora è un motivo in la più, quarta insomma, di volta, gioia per e la di quarta volta. soddisfazione, sperando naturalmente, ecco, che il Sperando che pubblico tutto torni si a sia riempire sistemato. Magnolia Lane e, insomma, i fairway del mitico percorso che è la Gasta National. Grazie ancora al direttore di Golf A Italia, te. Massimo De Luca, sempre un piacere averti qui. Grazie a voi, buona giornata. Il nostro spazio di approfondimento è finito, io adesso do la linea alla regia, qualche minuto di pausa e poi sempre in diretta ancora sulle fonti TV.